Buongiorno, oggi l'obiettivo sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 9. Come di consueto, direi di partire da Eclipse e vedere qual è la situazione da cui parto. Allora, tre packages, uno contenente il controller, uno dedicato al DAO, uno per il modello, ma questo ormai siamo abituati. Diamo un run del main. Ciò che otteniamo è un'interfaccia grafica già implementata, molto semplice. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare sui grafi, creeremo grafi e soprattutto li visiteremo questa volta. Cosa si aspetta l'utente? L'utente si aspetta di poter inserire un anno e cliccando su calcola confini si aspetta di ottenere le componenti connesse del grafo, il numero di componenti connesse e una lista di nazioni, vicino a ogni nazione il numero di nazioni ad essa confinante. Prima di una certa data. Per quanto riguarda il secondo punto, l'utente potrà scegliere una delle nazioni caricate, cliccando su Trova tutti vicini, troverà tutte le nazioni raggiungibili dalla nazione selezionata. Ovvero, per dirlo in linguaggio più tecnico, troverà tutta la componente connessa, tutte le nazioni della componente connessa del grafo, che contiene la nazione che l'utente ha inserito. Spero di essere stato chiaro. Andando avanti, comunque, svilupperemo il codice insieme, quindi tutto si chiarirà. Partiamo dal database che abbiamo a disposizione. Il database, in questo caso, è abbastanza semplice. Abbiamo una tabella country. Nella tabella country, quello che ci aspettiamo ed è quello che troviamo sono tutte le nazioni. Abbiamo il nome abbreviato, un codice e il nome in lungo. L'altra tabella importante è contiguity, quindi diciamo che country ci aspettiamo che saranno le country saranno i vertici del nostro grafo. Contiguity invece prende, ci mostra le nazioni che sono confinanti e una data e come sono confinanti. Mi spiego meglio. USA, Canada, un anno e quindi USA e Canada ci aspettiamo siano confinanti e qua abbiamo un tipo 1 ci indica che queste due nazioni sono confinanti via terra e ciò che vogliamo far vedere all'utente sono appunto le nazioni confinanti via terra. Qua quindi grazie a questo database abbiamo già in qualche modo esplicitato gli archi del nostro grafo. Direi che possiamo tornare ad Eclipse e possiamo vedere come il mondo relazionale viene espresso nel mondo oggetti. Passiamo al modello. Partiamo da border. Border, o meglio, partiamo da country, ha decisamente più senso. Country ovviamente rappresenta la nazione, i campi sono quelli che ho già detto, abbiamo un costruttore che prende questi campi, abbiamo dei getter e dei setter. Abbiamo hashcode equals, come ormai di consueto, abbiamo un toString personalizzato e un compareTo per poter appunto confrontare, comparare due oggetti country, li compariamo con il nome stateName. A questo punto posso passare a ciò che volevo far vedere prima, ovvero border. Border prende appunto come parametri due countries, ha un costruttore, ovviamente due parametri c1 e c2, i getter, i setter, hashcode, equals e un toString, quindi tutto molto standard. Oltre a ciò sappiamo che possiamo avere il problema dell'identity di identità, ovvero l'identity problem, quindi abbiamo un country ID map molto semplice. Anche in questo caso ci basiamo su una mappa intero e appunto country. Cosa facciamo? Abbiamo un metodo che ovvero due metodi, un metodo get che prende come parametro il country code, essendo chiave primaria non abbiamo dubbi, possiamo fare map.get country code, oppure abbiamo un altro get un pochettino più interessante, passiamo country a questo get e ci chiediamo sempre la solita cosa,
prendiamo ciò che c'è a country getcode, se ciò che c'è è nulla, vuol dire che in realtà l'elemento non è ancora inserito, lo inseriamo e ritorniamo country. Altrimenti, se c'era già qualcosa, ritorniamo old. Il put ovviamente è un semplice put. Questi sono gli elementi a cui ormai siamo soliti. Direi che per quanto riguarda il modello, per adesso ci possiamo fermare qua. Poi ci sarà il modello vero proprio e sarà su ciò che ci concentreremo, scusate, di più. Passiamo al DAO. Il DAO lo commenterò solo. Abbiamo questa classe, BordersDAO. Andiamo a interfacciarci col DAO. Cosa vogliamo fare? Nel primo metodo caricare tutte le nazioni. Ci portiamo dietro la nostra ID map per evitare appunto il problema di identità. Scriviamo la stringa SQL, da qui in poi sappiamo tutto a memoria, ormai l'abbiamo fatto diverse volte. Selezioniamo tutti i dati che ci servono da country e ordiniamo per lo stato abbreviato. Va bene. Ci basiamo su ConnectDB, l'abbiamo visto tante volte, ConnectDB è appunto implementa il connection pool, il concetto di connection pooling, eseguiamo la query, ci salviamo i country, aggiungiamo result, ovviamente passando attraverso il get di cui abbiamo già parlato. Chiudiamo la connessione, ritorniamo. Cosa ci serve ancora? Ci servono le coppie, ovvero quelli che in futuro saranno i nostri edges. Passiamo country di map e l'anno. A questo punto ha senso che noi non consideriamo tutti gli anni. Quindi cosa chiediamo nella stringa SQL? Chiediamo lo stato numero 1, stato numero 2, da contiguity dove il contype è 1, perché vogliamo solo stati confinanti in via terra, e contiguity year è minore di dell'anno specificato dall'utente. Quindi una volta specificato l'anno, cliccando appunto su il bottone che ha a disposizione l'utente, noi andremo a caricarci tutti questi dati. Come sempre, connessione aperta, prepare statement, evitiamo SQL injection, questo l'abbiamo detto tante volte, nulla di più. Qua c'è un check aggiuntivo, se C1 è diverso da null, C2 è diverso da null, allora possiamo aggiungere il nuovo border, altrimenti c'è un errore di skipping, abbiamo saltato un valore, però nulla di importante. E questo è in sostanza il DAO. Come sempre abbiamo a disposizione una classe di test per la connessione e una classe di test invece per il DAO. Cosa andiamo a fare adesso? Tutto il gioco, in questo caso, è nel modello. Partiamo. Border DAO, cosa ci serve appunto? Un DAO, una lista di countries, una country map e un simple graph. Ma pian piano adesso vedremo tutti questi elementi. Il modello, ovviamente nel costruttore si crea un oggetto DAO. Il primo metodo che implementeremo insieme è create graph e che prende come parametro un anno. Partiamo. Allora, country ID map, ce la creiamo. Quindi new country ID map. E fino a qua tutto. Abbiamo già un errore, ovviamente, perché dimentico le parentesi. Ok. Countries. Quali sono? Le prendiamo da Borders. DAO. Punto load. Ce la posso fare? Ok. A questo punto, list di border. I confini quali sono? Anche in questo caso ci basiamo su borders DAO e andiamo a fare un get di country pairs, country di map e l'anno è l'anno che ha appunto selezionato l'utente. Ci chiediamo subito se confini is empty, allora lanciamo un'eccezione perché c'è qualcosa che non va. Runtime exception. No, country pairs for specified year.
punto ci dobbiamo creare un grafo. Che cosa scegliamo? Ormai dovremmo essere sicuri su cosa scegliere. Scegliamo un simple graph. Possiamo fare così. Cosa ci serve? Default edge.class. Ne abbiamo discusso nello scorso laboratorio. Che cos'è un simple graph? Se andiamo su jgraphp.org abbiamo tutta la documentazione, tutti i Java doc. Un simple graph è un graph undirected che non contiene loops, che non contiene multiple edges. Ed è proprio ciò che serve a noi. A questo punto dobbiamo farci qualcosa, quindi partiamo a ciclare sui border. In un colpo solo possiamo riempire tutto il grafo, e ciò è dato appunto dalla struttura, in questo caso di nuovo particolarmente fortunata, del database di graph.add vertex. Possiamo fare p.get c1 graph.add c2. Ovviamente così, e poi possiamo già aggiungere anche l'edge facendo add edge. Quale sarà l'edge che mi interessa? P get c1 p.get c2. Molto bene. Qua c'è una parentesi sbagliata, sistemiamo subito e ci siamo. A questo punto possiamo metterci una stampa, questo possiamo farlo più che altro per noi, e ci scriviamo inseriti 300 di vertici, virgola, 300 di archi, e andiamo a capo. E li prendiamo da graph.vertex. Set, qua giù in fondo, grandezza, size, e stessa cosa, graph.edge set.size. Chiudiamo. Ok, adesso possiamo ordinare. Qua volevo un format. Possiamo ordinare le countries, quindi partiamo a fare così. Ci serve un array list, innanzitutto. Con che cosa? Con graph.vertex set. Qui abbiamo sicuramente tutte le nazioni. Usando collection.sort sappiamo come andare a ordinarle, quindi abbiamo il compare, quindi è comparable country, quindi siamo a posto. Io direi che così facendo abbiamo già ottenuto il nostro grafo. E fino a qua ci siamo. Cosa possiamo fare adesso? Ci servirà un metodo getCountries. Possiamo implementarlo, in questo caso è molto semplice. Sappiamo che se countries è null, allora ce lo creiamo e lo ritorniamo nuovo di pacca. Array list di country, scritto così. Ok. Poi ritorniamo countries. Di nuovo, anche questo metodo, in questo caso molto semplice, implementato. Passiamo a qualcosa di un po' più complesso. Get country counts. Cosa vogliamo ottenere? O meglio, cosa vuole ottenere l'utente? L'utente vuole ottenere una lista in cui possa vedere una nazione e vicino quante nazioni sono ad essa collegata. Non ci dobbiamo più porre dei problemi per l'anno, perché quelli che
tutte i bodas che non rispecchiano l'età data dall'utente, ce li siamo già tolti perché non li abbiamo caricati. Quindi partiamo chiedendoci se il grafo è null. Ovviamente tutto ciò non ha senso, quindi possiamo lanciare un'eccezione. Exception, grafo non esistente. Ok. Altrimenti cosa ci serve? Noi vogliamo una struttura dati fatta così, country, e vicino un integer che ci va a dire appunto quanti vicini abbiamo, vicini via terra. New hashMap, possiamo implementarla così, country e integer. Ok. Cicliamo, country, in graph, punto, dataset, cicliamo tra tutte le countries, abbiamo stats, ci mettiamo che cosa? C'è un put. Mettiamo quindi country. Come prendiamo il valore? Che cosa rappresenta? Cosa rappresentano i vicini? Noi avremo un tot di archi che vanno ai vicini. Quindi, per sapere quanti vicini abbiamo, basta contare gli archi. E quindi ci chiediamo qual è graph.degree of country. E così già sappiamo in automatico quanti saranno i nostri vicini. A questo punto dobbiamo ritornare non null, altrimenti tutto il lavoro non ha significato. Ritorniamo stats. Anche per questo metodo direi che siamo a posto. Passiamo al metodo successivo. Get number of connected components. Perché l'utente, come vi ho detto prima, vuole sapere quante sono le componenti connesse del nostro grafo. Quindi partiamo sempre con lo stesso controllo e quindi questo possiamo ricopiarcelo paro paro. Se il grafo è nullo, non ce l'abbiamo, diciamo che il grafo non esiste, ma altrimenti possiamo basarci su Connectivity Inspector, che ci rende tutto molto facile. Di che cosa dobbiamo specificare? Country e l'edge, in questo caso è default edge, appunto new di connectivity con la O minuscola inspector che abbia country e default edge. Deve sapere su cosa lavorare, noi abbiamo il nostro grafo graph. Ok, dovremmo esserci. A questo punto diventa tutto molto facile perché è sufficiente ritornare, prendiamo l'oggetto C, il Connectivity Inspector, e abbiamo un metodo connected set, sets, ok? Noi però ci serve la dimensione, ok? Ci serve la dimensione delle componenti connesse, quanti componenti connesse abbiamo. E anche questo direi che è stato implementato. Quindi per quanto riguarda la prima parte di questo laboratorio abbiamo concluso. Possiamo spostarci ora a implementare i metodi relativi alla seconda parte. Allora vi spiego in breve come ci muoveremo. Dobbiamo implementare questo metodo get reachable countries. Noi vogliamo andare a trovare tutte le countries che sono appunto raggiungibili da una selected country. Proveremo a farlo in più modi diversi, ci baseremo su delle funzioni, dei metodi, che chiamiamo display all neighbors, però una volta implementiamo tutto in modo iterativo, una volta ci basiamo su jgraph-t e un'altra volta invece andiamo a fare un ragionamento di tipo ricorsivo. Partiamo con questo metodo, quindi molto generale, che si baserà su altri metodi, appunto privati, che definiamo qua sotto. Ovviamente ne basterebbe uno, noi per allenamento implementiamo
mettiamo tutti. Allora, ovviamente se nel .except non c'è la selected country, allora di nuovo siamo di fronte a un problema. Quindi throw new runtime exception selected country not in the graph. Ok, sono appassionato della O maiuscola evidentemente oggi. Ok, cosa ci serve? Noi vogliamo andare a ritornare una lista di country, quindi list country che chiamiamo reachable countries. Allora, cosa andiamo a fare? Semplicemente in questo metodo molto di alto livello andiamo a basarci su display all neighbors. Partiamo magari dalla versione iterativa come suggerito qua, ma poco importa, e andiamo a stampare. Stampiamo in questo metodo, questo è, ovviamente lo facciamo a scopo di debug, nulla più, reachable countries, in questo caso quanto saranno? Reachable countries punto size. Ok, e così vogliamo sapere quanti sono le reachable country usando questo primo metodo display all neighbors iterative. Ovviamente cambiando metodo il numero di countries raggiungibile non può cambiare, quindi a questo punto possiamo andare a riscrivere reachable countries andando però questa volta a utilizzare il metodo jgraph di selected country. Ok, a questo punto ristampiamo la stessa stringa, e questo lo facciamo giusto perché vogliamo appunto implementare più metodi che facciano la stessa cosa in maniere diverse. Ciò che ci aspettiamo è che qua avremo una stampa che ci conferma ciò, quindi che ci conferma che tutto sia andato a buon fine. Neighbors, l'ultimo che ci manca è quello recursive selected country. Ok, ci manca solo più l'ultima stampa, quello che ritorneremo all'utente sarà l'ultimo, dice countries, che in questo caso è quello che deriva da il metodo ricorsivo. Molto bene, abbiamo parlato tanto e fatto poco fino adesso, è tempo di partire, direi di partire con la versione iterativa. Allora, mi creo due liste, quella dei nodi visitati e quella dei nodi da visitare, quindi list di country visited uguale new list, ad esempio country. I visitati, mi mancano quelli da visitare, quali sono? To be visited uguale new linked list country. Ok, adesso ho due liste, una per i nodi visitati, una per i nodi da visitare. In visited andiamo ad aggiungere selected country, perché da qui partiremo e quindi questo sarà il primo nodo visitato. Aggiungo adesso i vertici da visitare, tutti i vertici collegati a quello inserito, ovvero to be visited. Cosa andiamo ad aggiungere? Facciamo un add all graph e
ci prendiamo una neighbor list of, dobbiamo sapere graph, e dobbiamo partire da selected country. C'è un errore, probabilmente in to be visited, io qua ho messo una maiuscola, qua no, seguiamo la convenzione, to be visited. Ci siamo. A questo punto abbiamo aggiunto tutto, possiamo iniziare a ciclare, quindi questo è un metodo iterativo, avremo while, eccolo qua, se to be visited is empty, e ci metto una bella negazione avanti, ovvero se to be visited non è empty, avremo ancora qualcosa da visitare. Quindi ci prendiamo una country, non va scritto qua, country, temporanea, e prendiamo da to be visited remove 0. Sappiamo che possiamo farlo perché appunto to be visited non è empty. A questo punto aggiungo il nodo alla lista di quelli visitati, quindi visited.add temp, ok, poi ottengo tutti i vicini di un nodo, quindi list country, lista dei vicini, uguale graphs punto neighbor list of graph, quali sono i vicini? Sono i vicini di chi soprattutto? Di temp. Ok? A questo punto rimuovo da questa lista tutti quelli che ho già visitato, quindi lista dei vicini, rimuovo tutti chi? Tutti coloro che sono già stati visitati, quindi to be visited. Anzi, sto dicendo una scemenza, vado a rimuovere tutti quelli visitati, quindi punto visited, e quelli che sai già che devi visitare, quindi lista dei vicini punto remove all to be visited. Ok, a questo punto aggiungo i rimanenti alla coda di quelli che devo visitare, quindi to be visited.add all lista dei vicini, perché ormai sono sicuro che questi sono proprio i vicini che mi mancano. Ovviamente non è un nodo all, ma add all. A questo punto, una volta andremo avanti finché to be visited non sarà vuota. Dal momento che to be visited sarà vuota, cosa ritorniamo? Andiamo a ritornare visited. Ok, quindi in questi sei passaggi abbiamo risolto, l'abbiamo fatto in modo iterativo, però ovviamente non è l'unico modo per farlo. Un altro modo è quello di utilizzare la libreria jgraph-t. A questo punto possiamo partire. Cos'è che vogliamo fare? Stiamo facendo una visita in profondità, quindi possiamo farlo utilizzando appunto la libreria. Partiamo definendoci ciò che vogliamo ottenere, una lista di countries, quindi visited uguale new list di country. Molto bene. A questo punto possiamo quindi usare un depth first iterator, quindi graph iterator di che cosa ci serve? Country e default edge. Facciamo una visita in profondità, ci serve quindi un depth first iterator country e default edge. Con che cosa? Graph e selected country. Ok, dovremmo esserci. Partiremo quindi il nostro
iteratore partirà da selected country, girerà in graph, quindi abbiamo espresso tutto ciò che volevamo. A questo punto, while dfv.answerNext, cosa facciamo? Semplicemente lo aggiungiamo a visited, quindi add dfv.next. Ritorniamo direttamente a visited. Basandoci sulla libreria, in questo caso è stato tutto molto rapido, perché appunto tutta la complessità della visita in profondità la fa il nostro iteratore. Ultimo metodo che vedremo per implementare la stessa funzionalità è quello di utilizzare una funzione ricorsiva. Come sempre, una funzione ricorsiva ha un suo wrapper che imposta la ricorsione e poi una funzione ricorsiva vera e propria. Cosa ci serve? Cosa vogliamo restituire? Una lista di country che chiamiamo come sempre visited. New linked list di country. Ok, possiamo partire con la visita ricorsiva. Abbiamo un metodo recursive visit che andremo a implementare, però cosa vorrà questo metodo? Un punto di partenza e un vettore in cui inserire appunto ciò che abbiamo già visitato. Ritorneremo a questo punto visited, che sarà completo. Cosa facciamo in questa funzione, in questo metodo ricorsivo? Quello che facciamo sempre è dire visited.add di n, ovvero andiamo ad aggiungere la nostra città. Noi partiamo da selected country. Selected country all'inizio sarà aggiunta a visited, sarà la prima nazione a essere inserita. Da qui in poi ci basta fare un for, quindi country in, dove dobbiamo ciclare? Nei vicini appunto della nazione in cui siamo, quindi graphs.neighborList of, vediamo il nostro grafo, e la città in questione, la nazione in questione, scusate, è n. È un for, quindi adesso ci chiediamo se non è vero che visited già contiene c. Se già lo contenesse non avrebbe alcun senso. Procedere di nuovo, recursive visited. Ciò che non dobbiamo fare in questo caso è il backtrack, non c'è nessuna necessità di farlo. Noi cicliamo tra appunto i neighbor list della nazione in questione. Vogliamo fare una visita in profondità, quindi se la prima città che la prima, scusate, nazione che non è stata ancora visitata, andiamo a visitarla, poi visiteremo tutti i suoi vicini, ovviamente evitando quelli che già abbiamo visitato, però nessun bisogno di fare backtrack. A questo punto tutti i metodi che ci servivano sono stati implementati. Questo era il grosso del laboratorio. Possiamo fare un test sul modello in cui vado a creare il grafo relativo al 2000, quindi uso create graph in questa classe di test, poi mi faccio dare da tutte le countries e mi faccio stampare quante nazioni ho trovato, il numero di componenti connesse andando a testare get number of connected components, get country counts, quindi le stats, che è questa mappa che ci darà l'informazione di country e quanti vicini, data, la data, vicini sempre via terra, e poi mi creo una country, ad esempio l'Argentina, e vado a vedere cosa riesco a raggiungere dall'Argentina. Ci sarà una stampa in più, perché andando a chiamare get reachable countries, l'abbiamo implementato qua così, facciamo fare tre stampe usando i tre metodi. Noi vorremmo poter vedere che le reachable countries sono sempre ovviamente le stesse, o almeno il numero è sempre lo stesso, che già, essendo largo il numero di countries che potremo visitare, è già un buon indice di corretto funzionamento. Possiamo dare un run di ciò.
cerchiamo di capirci qualcosa. Partiamo con inseriti 173 vertici, trovate 173 nazioni e questo è buono. Numero di componenti connesse 5, nessun problema. Ora vediamo per ogni nazione il numero di nazioni vicine per la data, che in questo caso l'anno, meglio dire 2000. Qua abbiamo tutta la lista. In fondo abbiamo le tre stampe Reachable Countries 22, 22 e 22. Quindi con i tre metodi che abbiamo implementato, il risultato per fortuna è sempre stato il medesimo, ovvero siamo sempre riusciti, partendo da una nazione, a raggiungere le altre 21 che ad esse sono collegate e che fanno parte di questa componente connessa. È giusto che sia solo 22, è un numero piccolo, ma non ci aspettavamo appunto di raggiungere tutte 173, mi pare, le nazioni, perché le componenti connesse sono 5 e evidentemente la componente connessa dell'Argentina, che contiene l'Argentina, è formata da 22 nazioni. A questo punto, possiamo passare al controller, che commenterò solo brevemente perché la difficoltà ormai l'abbiamo oltrepassata. Abbiamo un metodo doCalcolaConfini che pulisce l'interfaccia, va a recuperarsi l'anno. Se è minore del 1816 o maggiore di 2016, chiediamo di inserire un anno corretto. Prendiamo le eccezioni che possono uscire da parsint. A questo punto, Model Create Graph, dato l'anno, ci facciamo dare dal modello tutte le nazioni, le aggiungiamo al combo box nazione che abbiamo, numero di componenti connesse, stampiamo semplicemente quello che ho già fatto nella classe di test, il numero di componenti connesse, ci facciamo dare la mappa che ci serve, stampiamo le info che abbiamo già visto qua sotto e nulla di più. Per quanto riguarda l'altro metodo, do trova tutti i vicini, puliamo l'interfaccia. Se il combo box appunto è vuoto, vuol dire che il grafo è vuoto. Poi, Selected Country, andiamo a prendere l'item selezionato dal nostro utente. Se Selected Country è nulla, chiediamo di iniziare da una data nazione. Siamo in un try catch, qua non abbiamo messo dei return, facciamo tutto in try catch. Ovviamente se, come abbiamo scritto qua in commento, scusate, se le nazioni sono inserite nel combo box, quando il grafo è creato, non dovremo mai avere dei problemi. A questo punto, andiamo a ciclare sulle reachable countries che abbiamo ottenuto grazie a model.getReachableCountries. In questo caso andiamo a ritrovare quelle col metodo ricorsivo, perché è l'ultimo che abbiamo utilizzato. Ovviamente non cambierebbe nulla con gli altri metodi. E stampiamo, quindi nulla di più. Possiamo andare a testare la nostra applicazione. Ok, anno, possiamo mettere 1996, calcola confini. Ok, 5 componenti connesse e qua tutte le informazioni che ci servivano. Il combo box dovrebbe essere popolato, così è. Possiamo scegliere la Danimarca, trova tutti i vicini, dalla Danimarca possiamo raggiungere via terra tutta una serie di stati, sono davvero tanti, e questo è il risultato della visita in profondità del nostro grafo. Io direi che per questo laboratorio è tutto, abbiamo lavorato sui grafi come già nello scorso laboratorio. Questa volta abbiamo dato meno peso alla creazione del grafo stesso, abbiamo dato più peso alla ricerca delle componenti connesse, alla visita del grafo. Direi che le difficoltà, le altre difficoltà, sono circa costanti, in questo caso appunto il DAO che ci fa compagnia in tutti i laboratori, ormai sappiamo implementarlo. Il lato consolore è semplice, come sempre andiamo a valutare le problematiche che possono uscire da un
non scorretto, scusate, utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente. Direi che abbiamo terminato. Al prossimo laboratorio.